Questa rossonera. Eccellenza in tasca e con tre giornate d'anticipo il Lanciano alza braccio al cielo e con pieno merito nonostante il pareggio interno in un biondi straripante di entusiasmo. La vicecapolista Vastomarina perde e sono i rossoneri così a festeggiare il secondo salto di categoria consecutivo. Numeri da brivido per i ragazzi di Del Grosso che a suon di record hanno legittimato la netta supremazia sulle avversarie. Gioia infinita al triplice fischio. Le interviste ci siamo divertiti a festeggiare tutti quanti insieme insieme alla curva eh, l'eccellenza qua a lanciano un qualcosa che mi inorgoglisce ma un qualcosa che fa capire che il lanciano calcio ha una giusta struttura eh, dei giusti giocatori ma più che altro anche uno staff tecnico di categoria appena è finita diciamo, la partita al trip fischio già diciamo mi sento che dobbiamo continuare a fare quel, eh, quel percorso di crescita e quindi l'eccellenza oggi come oggi eh, mi sento che sono tornato in una categoria che qualche anno fa eh, l'ho fatta, l'ho fatta bene, l'ho fatto togliendo grandissime soddisfazioni e spero di continuare anche su quel tipo di percorso, anche a Lanciano in modo grandioso. Devo dire grazie a questi ragazzi che hanno fatto un campionato straordinario, un, ci sono ancora altre tre partite, ci sono altri due obiettivi, eh, perciò oggi ne abbiamo raggiunto uno, poi ce n'abbiamo un altro il 25 alla fine di coppa e poi eh, avremo un'altra coppa Mancini che sarebbe la vincente dell'altro girone, perciò eh, dobbiamo stare ancora bene mentalmente ma sicuramente dobbiamo recuperare qualcuno a livello di fisico ma a livello di, di trauma in più che altro. Per quanto riguarda la partita il Lanciano preme per conquistare il successo, ma il Casalbordino è guardingo e ordinato e complice la scarsa precisione sottoporta dei padroni di casa. Il finale sarà a reti bianche. Ci provano Sardella, Quintiliani, a volte è bravo il portiere Sinopoli sulle incursioni degli ospiti. Finirà 0 a 0. Nei minuti finali si diffonde la notizia della sconfitta della Bacica Lupo sul campo del Sant'Anna. Il Lanciano rischia. A disbandare in un paio di occasioni, ma si arriva fino al triplice fischio finale. Il Lanciano prolunga 30 partite la striscia di imbattibilità interna, poi la festa. Due campionati vinti consecutivi, due promozioni ottenute con più di 200 reti segnate e a suon di record. Il Lanciano scala posizioni nella certezza che il bello probabilmente deve ancora arrivare.